Allora, come ha detto prima il professore, la prima cosa, quello che serve per calcolare come si infiltra l'acqua nei suoli è un modello matematico, e questo ce l'abbiamo, il metodo numerico c'è. Ora il primo problema è come ricrearsi la griglia computazionale. La griglia computazionale nel caso 1D è molto più semplice di quella che avete visto prima, nel senso che si tratta di una serie di punti, questi qua blu, in cui verrà calcolata la soluzione, cioè come varia la psi, la soluzione dell'acqua in tempo. Il percorso che per utilizzare questa componente OMS per risolvere l'equazione di Richards è in pratica questo: si tratta di innanzitutto creare la mesh, la griglia, viene lanciata la simulazione con la console di OMS e alla fine si andranno a visualizzare i dati, cioè i risultati, con i notebook di Python. Allora, quello che serve fare è: abbiamo un suolo, che potrebbe essere ad esempio questo, in cui si riconoscono tre layer, tre strati. Per ogni strato devo riconoscere la profondità, cioè la loro estensione spaziale, e devo determinare, oppure ipotizzare, quelli che sono i parametri delle curve di ritenzione idrica. E la cosa forse un po' più difficile è ipotizzare una condizione iniziale per la soluzione. Tutte queste informazioni che devono essere, cioè per l'esercitazione verranno ipotizzate, devono essere riportate poi in un file .csv, che sarà il primo file di input che dovrete creare. Il risultato che si ottiene è una cosa di questo tipo. Questa è la griglia di calcolo, in blu ci sono i punti in cui verrà calcolata la soluzione. Ogni strato avrà i suoi parametri, in questo caso viene riportato il contenuto d'acqua e la saturazione, quindi vediamo che, ad esempio, il primo strato il contenuto d'acqua è di circa 0,46, per il secondo 0,5 e per il terzo 0,38, e così per tutti gli altri parametri. E infine abbiamo la condizione iniziale per la soluzione. È stata ipotizzata una condizione di tipo idrostatico in cui la falda si trova al fondo di questa colonna di suolo e quindi la soluzione è zero, e da lì è stato ricostruito tutto il profilo. Per arrivare a ottenere questa griglia, ci sono stati preparati tre notebook specifici, uno per ogni tipo di parametrizzazione che potete utilizzare. Quindi ci sarà il notebook per la parametrizzazione di Van Rinten, quello di Brooks & Corey e quello di Kozuji. Quando aprite il vostro notebook, all'inizio dovrete definire una serie di string. Allora, la prima cosa da definire è il percorso della vostra cartella in cui andate a lavorare. La cosa più semplice da fare è collocare tutti i dati di input nella vostra cartella data che avrete all'interno del vostro progetto OMS e nella sottocartella Richards-gen_input, in modo da avere una certa organizzazione dei file. Dovete definire il nome del file CSV che volete utilizzare e definire il percorso con il relativo nome del file di output. I file di output verranno sempre salvati nella cartella data del vostro progetto, però nella sottocartella grid.netcdf, dove netcdf è il formato in cui vengono salvati i file. Perché è necessario avere un altro formato per salvare i file? Perché se volete usare un formato .csv sarebbe molto più complicato, nel senso che netcdf ha una struttura interna nell'organizzare i dati che vi rende molto facili poi da importare nei codici, insomma. Cioè, come è proprio organizzato all'interno, la memorizzazione dei dati è molto più efficiente. Il vantaggio poi di usare un netcdf è che all'interno di questo si possono inserire dei commenti, cioè sono dei formati di file cosiddetti autoesplicativi. Quindi, ad esempio, voi potete aggiungere, in questo caso, due righe in cui commentate il vostro file di input che avete creato, cioè il vostro output. Ad esempio, in questo caso abbiamo una griglia per una colonna di suolo contenente un solo layer di argilla e
parametri che sono stati utilizzati. Questo è utile perché poi quando avrete creato il file e lo andrete a riutilizzare successivamente, sapete cosa c'è dentro. E l'altra cosa che dovete scegliere all'inizio è il tipo di condizione iniziale che volete scegliere, che volete adottare per la soluzione. E sono possibili tre scelte: la condizione idrostatica, la condizione di un profilo costante definito per un certo valore di psi, e la cosa forse più, in certo senso, più bella è la interpolazione lineare. Questa però è possibile solo nel momento in cui sono disponibili dei punti di misura. Cioè dovete ipotizzare che nella vostra colonna di suolo avete dei sensori che vi danno un certo valore della psi al tempo zero, e sulla base di queste misure potete ricostruire il profilo della soluzione dell'acqua. Il file di input è di questo tipo. C'è una prima riga che sono gli header delle colonne e poi tutti i valori. Visualizzato in modo più chiaro, è una tabella di questo tipo e qui adesso andremo a vedere cosa contengono ciascuna di queste colonne. Allora, la prima colonna, type, contiene due lettere, o la L o la M. L sta a identificare che quella profondità è un layer, cioè una superficie che separa due tipi di suolo diversi. M invece è un punto di misura. La differenza sostanziale è che il punto di misura deve appartenere alla griglia di calcolo. Questo perché innanzitutto il valore misurato deve essere, cioè, la condizione iniziale da cui partire, e secondo perché poi, fatta la simulazione, io voglio che confrontare il valore calcolato in quel punto con le misure che ho a disposizione. Per quanto riguarda i layer, ci sono due cose a cui bisogna prestare attenzione. Il primo è l'ultimo layer, cioè quindi alla riga 0 in questo caso e alla riga 3, definiscono anche quelle che sono le condizioni, cioè bisogna definire il valore della soluzione, perché questi due valori vengono poi utilizzati per ricostruire il profilo. Nella riga 0 voi definite qual è il valore della soluzione alla superficie, quindi se voi avete un valore di soluzione positivo state ipotizzando che sulla superficie sia presente una lama d'acqua. E invece per quanto riguarda l'ultimo layer, quello vi dice, cioè state ipotizzando di fatto dove si trova la superficie della falda. Se la psi nell'ultimo layer è 0, vuol dire che la falda si trova a una profondità uguale a quella del vostro dominio, dell'estensione del vostro dominio. Se ha valori negativi, vuol dire che la falda si trova di sotto, cioè fuori del vostro dominio. Valore positivo vuol dire che il tetto della falda è all'interno del vostro dominio. Eta definisce le profondità dei layer. Eta è la coordinata positiva verso l'alto, con lo zero definito sulla superficie, quindi tutte le profondità hanno segno negativo. E l'unità di misura è espressa in metri. N vi definisce il numero di punti in cui volete discretizzare ciascun layer. Ovviamente il numero di punti più è grande il numero di punti, più la soluzione è accurata, però ovviamente questo ha un costo, cioè i tempi di simulazione molto più lunghi. Quindi la cosa che potreste fare sarebbe quella di avere una mesh più fitta in superficie, dove ci sono i gradienti più grandi, dovuti al fatto che quando c'è la precipitazione l'acqua si infiltra, e poi man mano che scendete in profondità potete avere anche una mesh un po' più, sì, con meno punti. Nella colonna psi dovete definire i valori iniziali della soluzione. Come abbiamo detto prima, il primo e l'ultimo layer devono avere dei valori, quindi in questo caso stiamo assumendo che sulla superficie dell'acqua ci sia 0,1 metri d'acqua e che la superficie della falda sia in corrispondenza dell'ultimo layer.
Poi abbiamo un punto di misura in cui abbiamo ipotizzato che, che lo strumento ci dica che lì la suzione a tempo 0 valga meno 1.5 metri. Laddove non è necessario definire il valore della suzione, come ad esempio per il secondo layer, si mette un valore di meno 999, che sarebbe un ovale. Dopodiché ci sono le colonne che definiscono i parametri della parametrizzazione che avete scelto. Gli header in questo caso cambiano a seconda del modello che state utilizzando. Quindi ad esempio nel caso di Wangenhutten i parametri sono n e alfa, quindi avremo come header n ed alfa, per Brooks & Corey n e cd e per Colucci r e sigma. Poi abbiamo il contenuto d'acqua a saturazione, quello residuo e la conducibilità idraulica a saturazione, dove l'unità di misura della conducibilità idraulica è metri al secondo. E poi ci sono gli ultimi tre che sono l'alpha specific storage e il beta specific storage, sono i parametri della storatività, cioè come varia il contenuto d'acqua nel suolo quando le pressioni sono positive. E se non avete visto la lezione voi potete lasciare tranquillamente 0 e non succede nulla. Quindi dite che quando mettete 0 vuol dire che per pressioni maggiori di 0 il contenuto d'acqua rimane uguale al contenuto d'acqua alla saturazione. E infine l'ultima colonna, ET, serve se volete provare a simulare una specie di evapotraspirazione dei suoli, il cosiddetto termine sorgente dell'equazione. E nella cartella data Richards Mesh General Score Input che trovate nel progetto ho caricato 4 CSV di esempio con le relative 4 immagini che descrivono rappresentano quella che è la situazione cioè il suolo che avete scelto. E queste 4 condizioni, cioè sono 4 condizioni che illustrano brevemente tutti i possibili casi e combinazioni che potreste avere. E poi nella cartella GridNetCDF trovate i relativi file di output che ottenete utilizzando quei file CSV. Quindi questa è tutta la parte di preparazione dei dati per quanto riguarda la griglia di calcolo. Volete che vi ripeta qualcosa non vi è chiaro? Tutto chiaro. E qui appunto una specifica sul tipo di condizione iniziale che potete scegliere e il file di output viene salvato appunto in un formato .cdf. Quello che vi consiglio è di cercare di, più che altro per voi e per vostra comodità, di commentare il più possibile i file che create, insomma, perché poi dopo una volta che li avete creati in questo modo potete sempre sapere cosa c'è dentro e non dovete pensare a nomi per i file troppo complicati, troppo lunghi, cioè si può scrivere tutto dentro il file. Quando avete preparato il file dell'input della griglia e avete le vostre condizioni al contorno, potete entrare nella console di VMS e lanciare la simulazione. Come per altre simulazioni che avrete già visto, è necessario definire una start date e un end date e il time step, che deve essere espresso in minuti. Queste sono le componenti che vengono utilizzate. Abbiamo il readNetCDF, che in pratica non fa altro che leggere il vostro file della griglia e prende tutte le informazioni che sono contenute lì dentro e le passa al solver, che è quello che di fatto integra l'equazione di Richards. Poi ci sono i due reader per le condizioni al contorno, che hanno non solo che delle serie temporali. Abbiamo un buffer che ha il compito di memorizzare al suo interno tutti i dati che vengono calcolati ad ogni time step, in modo tale che la scrittura del file venga eseguita una sola volta e alla fine di tutta la simulazione. Questi, nella sezione dei parametri, il
primo parametro da inserire è il file di input per la griglia. Quindi avrete il vostro percorso e il relativo nome del file. Dovete poi scegliere il tipo di parametrizzazione che volete usare, e questa deve essere coerente con la scelta che avete fatto nel canale della vostra griglia. Per quanto riguarda le condizioni del contorno, la condizione del contorno della superficie è sempre una condizione di tipo Neumann, cioè viene sempre assegnato l'intensità di precipitazione. Quindi nella vostra serie temporale voi potete riportare lo storico di una precipitazione, o ipotizzarne una, e l'altezza di precipitazione deve essere espressa in millimetri. Poi il codice esegue da solo la conversione in metri al secondo. In questo caso, per il tipo di metodo numerico che è stato scelto, utilizzato, la condizione del contorno è sempre di tipo Neumann, nel senso che anche se si dovesse accumulare dell'acqua sulla superficie, e quindi in quel caso bisognerebbe assegnare una condizione di tipo di Dirichlet, nel senso che in quel caso è nota il valore della suzione sulla superficie, il codice è in grado di gestire questa cosa automaticamente, cioè proprio per come è costruito il metodo numerico, in quanto accoppia l'equazione di Richards con l'equazione delle acque superficiali. Invece per quanto riguarda la condizione al contorno del fondo, la cosa è un po' più, in un certo senso, complicata, nel senso che è possibile fare quattro scelte. Quattro scelte che ovviamente porteranno a soluzioni diverse e devono essere, in un certo senso, rappresentative di quella che è la situazione che state immaginando voi. La condizione del tipo di Dirichlet, assegnate il valore della suzione al fondo. Questo significa in qualche modo ipotizzare quella che è l'evoluzione temporale del livello della falda. Perché se la suzione al fondo rimane sempre zero, vuol dire che il livello della falda rimane costante. Se la suzione al fondo decresce, diventa negativa, vuol dire che la falda si sta abbassando. Viceversa, se la suzione diventa positiva, la falda si è alzata. La condizione di free drainage è la condizione di drenaggio libero, quindi il flusso attraverso il fondo della colonna di suolo è controllato esclusivamente dal gradiente della cavità. Impervious vuol dire che non è ammesso il flusso, quindi tutto quello che entra rimane all'interno del vostro dominio. E infine la condizione di tipo Neumann, potete assegnare un flusso attraverso il fondo del dominio. In questo caso la cosa più carina da vedere è assegnare un flusso entrante, cioè voi state aggiungendo acqua alla vostra colonna di suolo a partire dal fondo. E quindi in questo caso, quando andrete a creare il file per la condizione del contorno al fondo, dovrete assegnare i valori della serie temporale valori positivi. Viceversa, se voi voleste provare a estrarre acqua dalla vostra colonna di suolo, i valori dovranno essere negativi. Nel file di input tutti i valori devono essere espressi in metri. Nel caso poi della condizione di Neumann, il codice è in grado di gestire automaticamente la conversione da metri a metri al secondo. E per quanto riguarda questo parametro, quello che vi consiglio è in pratica di utilizzare o la condizione min o max. Quello che viene fatto qua in pratica viene specificato come deve essere calcolata la conducibilità idraulica all'interfaccia tra due volumi di controllo adiacenti. E min e max sono quelli che vi assicurano che il codice funzioni sempre e funzioni bene. Poi se voleste provare a utilizzare anche le altre, ben venga, però potrebbe essere che viene a qualche errore nel calcolo della soluzione. Questo è più un aspetto, diciamo, numerico del problema, che non ha tanto a che fare con la fisica, ma proprio come il codice poi integra l'equazione di Richards. Questi altri parametri riguardano ancora una volta il metodo numerico da utilizzare. Il primo è, in pratica, definisce una tolleranza sul metodo di Newton. Voi penso abbiate visto il metodo di Newton per calcolare gli zeri di una funzione. In pratica voi dite le iterazioni a un certo punto si fermano quando l'errore che voi commettete a calcolare la soluzione è al di sotto di una certa soglia.
Quello che succede qua è una cosa molto simile, tanto più è bassa questa soglia, tanto più l'accuratezza è alta, però ovviamente dovete iterare più volte, quindi si allungano i tempi di calcolo. Comunque l'accuratezza dei 10 alla meno 10, 10 alla meno 12 è più che sufficiente. E per quanto riguarda questo parametro, il resto di Newton, anche qua lasciate, cioè, con l'1 siete sicuri che funzioni tutto. Potreste guadagnare qualcosa in termini di tempo mettendolo 0, però potrebbe anche essere che per date condizioni iniziali e per date condizioni al contorno la convergenza non venga mai raggiunta, quindi la soluzione non venga calcolata. E questa variabile t time step la lasciate in pratica uguale, qui definite qual è il time step di integrazione dell'equazione di Richards e deve essere coerente con il passo temporale delle vostre serie temporali che voi assegnate come condizioni al contorno. Se questo t time step fosse troppo grande, quello che succede è che in qualche modo la vostra soluzione non è più accurata, perché l'accuratezza della soluzione dipende sia dalla dimensione della vostra, cioè dal numero di punti della vostra griglia che definiscono la spaziatura della mesh, delta x di integrazione, ma anche dal delta t con cui viene calcolata la soluzione. Quindi se questo t time step fosse grande, voi potete ridurlo definendo un'altra variabile che è time delta, che in pratica dice qual è il passo di integrazione dell'equazione, e quindi in pratica voi andate a suddividere il t time step in n intervalli di dimensione time delta. Anche qua cercate di valori più piccoli portano all'aumento dell'accuratezza, però ovviamente vi si aumenta la durata della simulazione. Come poi bisogna definire i percorsi dei file delle vostre condizioni al contorno, sia per quella alla superficie che per quella al fondo, e poi definire il nome del file di output che verrà salvato nella cartella output, e anche qua avete la possibilità, essendo un FCTF, di aggiungere una descrizione al vostro file. Descrizione che poi quando andrete ad aprire il file con i notebook potrete sempre leggere, quindi sapete come l'avete ottenuta. E poi qui infine ci sono le connessioni tra i vari componenti. Per visualizzare gli output della simulazione sono disponibili due notebook. Il primo, Richards 1D Output, che visualizza tutte le variabili che avete calcolato per dei prefissati time step, quelli che potete scegliere voi. Nel secondo invece vi visualizza i valori della suzione del contenuto d'acqua attraverso dei piccoli filmati. Il secondo notebook è ancora un po' da perfezionare, però comunque lo potete provare a usarlo. Poi nella cartella trovate anche un notebook Autoread NetCDF in cui potete vedere un attimo come si apre e si legge un NetCDF, come si accede alle variabili. E infine c'è un altro notebook che è Checkpointing Depth at Cumulative Infiltration, in cui è possibile confrontare la soluzione numerica che avete ottenuto con una soluzione analitica per un caso particolare, cioè un caso in cui la colonna di suolo al fondo è impermeabile, quindi non c'è flusso attraverso il fondo, e la precipitazione è tale da saturare tutta la colonna di suolo e da far sì che si accumuli una lama d'acqua sulla superficie. Quello che è possibile fare, su cui si fa il confronto, in pratica è analiticamente si calcola quant'è la lama d'acqua che si accumula sulla superficie, si confronta questo valore con quello calcolato alla fine della simulazione dalla componente OMS e si può quindi calcolare un errore sulla soluzione numerica. E come dicevo prima, gli NetCDF sono dei formati autoorientativi in cui potete aggiungere delle descrizioni. Qui ho già riportato alcuni esempi, ad esempio questo, sono andato a scrivermi quella che è la condizione iniziale,
il tipo di condizioni al contorno sulla superficie al fondo, i parametri del suolo, i file di input che ho utilizzati, il delta T di integrazione e il tipo di come viene calcolata la conducibilità idraulica all'interfaccia. Per quanto riguarda l'esercitazione che dovrete fare, i suggerimenti che vi posso dare sono, prima di, cioè una volta fatta la simulazione, prima di andare a visualizzare gli output, cercate di immaginare quello che dovrebbe essere il risultato. E quando andate a controllare i risultati, controllate sia il profilo della suzione, però ricordatevi che alla fine il moto è controllato non tanto dalla suzione quanto dal carico idraulico, cioè quella Z più Psi che trovate nell'equazione di Michels. E per fare confronti sulla dinamica dell'infiltrazione scegliete sempre due suoli molto diversi tra loro, in particolare con conducibilità idrauliche con diversi ordini di grandezza di differenza, insomma. E le prime, quando le condizioni al contorno della superficie, quello che conviene fare all'inizio è utilizzare degli etogrammi sintetici, cioè molto semplici, in cui ad esempio la precipitazione varia, diciamo, a gradino, quindi ci sono dei periodi in cui non piove, poi dei brevi periodi in cui piove, in cui la situazione cambia, poi fate smettere di piovere in modo che la situazione ritorni verso quella iniziale e poi magari ci aggiungete un'altra precipitazione, in modo tale che voi possiate sempre controllare quelli che sono gli effetti della precipitazione sul profilo della soluzione. La stessa cosa anche per le condizioni al fondo. E quando per uno stesso tipo di suolo, quello che vi conviene fare è cambiare di volta in volta una sola condizione, cioè mantenete costante tutti i parametri, la condizione iniziale, la condizione del fondo, magari fate cambiare la condizione alla superficie o viceversa, insomma. Non cambiate tutto insieme perché altrimenti non sapete più a chi attribuire gli effetti della variazione del calcolo della soluzione. Beh, la storia non l'avete vista, quindi questa pagina potete anche non guardarla. Se ci sono problemi nell'utilizzo della componente o se avete suggerimenti su come migliorarla, soprattutto nella gestione dei file di input e di output, che mi rendo conto non è proprio banale, potete scrivere in questa pagina OSF e poi magari io prendo in considerazione e cercherò di migliorare.